Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto, in Città Vecchia, dinanzi ad una bella e caratteristica attività commerciale denominata Tarantinidie, un negozio che vende tutti quei prodotti, quegli articoli, caratteristici della città di Taranto, tutti quei gadget che indubbiamente dovrebbero proporre Taranto sul piano nazionale ed internazionale. Tanti bei ninnoli, tante belle chicche, tanti elementi rappresentativi del nostro territorio che però giacciono in un contesto completamente abbandonato. L'amministrazione comunale di Taranto, diciamolo senza mezzi termini, fa poco o nulla per la Città Vecchia, per il borgo antico, non crea le occasioni per attrarre turismo e allora si rischia che certe attività rimangano cattedrali nel deserto, nonostante i tanti sforzi che le attività commerciali del posto pongono in essere. Guardiamo i singoli prodotti. Sarebbe davvero bello far esplodere il nostro territorio di turismo. Guardate quanti begli articoli, sono appunto quei magneti, no? Che si attaccano e pubblicizzano le nostre risorse, dalle colonne doriche agli ori di Taranto, insomma tutte le immagini della nostra città, il ponte girevole e quant'altro. In un altro contesto, in un contesto adeguatamente sviluppato, veramente cresceremmo attraverso il turismo e attraverso le attività economiche connesse, collegate. Abbiamo la risorsa mare, guardatela quanto è bella, guardate, qui abbiamo le caratteristiche, spugne naturali, patrimonio del nostro mare, varie conchiglie, ecco, conchiglie anche in barattolo. Ecco, voglio precisare che questo non è uno spot commerciale come qualcuno potrebbe pensare, assolutamente no. Però vogliamo far capire che questo territorio deve crescere e l'amministrazione comunale deve fare qualcosa per creare i presupposti per lo sviluppo dello stesso. Guardate, abbiamo anche altri elementi, quasi delle copie dei monili degli ori di Taranto, delle anforette. Questa è la storia, questo è il patrimonio archeologico, ma il comune di Taranto evidentemente non vuol sentire o fa finta di non sentire.